Ok. Allora, intanto è fondamentale capire, prima hai letto un'altra frase che dice che la Bibbia parli di tecnologia è noto da sempre attraverso il Talmud. Perdon, che la Bibbia parli di ingegneria genetica Sì, è noto da sempre che io attraverso il l'ho Talmud. imparato da te perché non avendo letto il Talmud. Ma loro lo sanno da sempre. Così come sanno da sempre che i cherubini sono oggetti meccanici. Poi vi racconto un pezzo sui serafini di cui non ho mai parlato, mai scritto. Se abbiamo tempo, io dico sempre se abbiamo tempo anche nelle conferenze. Allora loro dicono giustamente, parlano dei cherubini dell'Arca dell'Alleanza e dicono che erano dei robot che erano posti sull'Arca dell'Alleanza ed erano strumenti di protezione perché quello era, erano mezzi di protezione perché quello era uno strumento veramente potentissimo e pericolosissimo e la Bibbia lo descrive con estrema chiarezza. Io ne parlo nei libri ovviamente, dove parlo di tecnologia della Bibbia e quindi per loro... I cherubini sono oggetti erano oggetti meccanici. Dicono però a costruirli non sono stati individui provenienti da altre parti, ma sono stati quelli appartenenti ad una civiltà antidiluviana. Ora, io devo dire una cosa. Per me, che quella tecnologia appartenga ad una civiltà antidiluviana, che, come dicono altri, quella tecnologia appartenga non a degli extraterrestri, ma a degli ex-terrestri, cioè individui di una civiltà della Terra che se ne sono andati a causa di grandi distruzioni e poi sono tornati. Per me, che si parli, come dicono altri, perché questa è soltanto una delle ipotesi, questa formulata qui nel blog di Consulenze Ebraiche, che siano il prodotto di tecnologie e di conoscenze derivanti da civiltà che sono tuttora sulla Terra, ma che vivono nascostamente. Per me che quella tecnologia provenga da individui che sono arrivati da altri pianeti, non mi cambia di una virgola il lavoro. Non mi cambia di una virgola. È come dire, un argomento estremamente interessante, estremamente affascinante, perché sarà interessante andare a capire da dove arrivava quella tecnologia. L'importante è che si capisca che la Bibbia parla di tecnologia, non di... Angeli con la luce. Mi spiego? Quelli non ci sono. Quelli proprio non ci sono. Il fatto che gli ebrei appunto dicono noi lo sappiamo da sempre, questo è vero. Lo sanno da sempre. Così come anche discutono della ingegneria genetica, ma discutono nei particolari dell'ingegneria genetica che è descritta nell'Antico Testamento. Poi ci arriviamo magari, quindi non vado avanti, ecco, cioè, ho intenzione di parlare.